Me encuentro en un lugar bellísimo del mundo. Es la casita de la Virgen María en Éfeso. Y estoy ahora con el padre Paolo. Él es un fraile franciscano capuchino. Pues son los franciscanos capuchinos quienes tienen la custodia de los santos lugares en Turquía. El padre Paolo habla en italiano, así que nosotros lo vamos a subtitular para usted. Padre Paolo, estoy muy agradecido con usted porque va a platicar con nosotros. Gracias. De nada. ¿Cómo sucedió que los capuchinos tienen la custodia de Turquía? ¿Cómo se dio esto y hace cuánto tiempo más o menos? Los capuchinos llegaron en Turquía en el 1628 e da allora sono presenti qui in Turchia in vari luoghi. La Turchia è una terra santa della Chiesa, no? La vita monastica nasce nello stesso momento in Egitto e in Turchia. Quindi possiamo dire proprio che è stata la culla della Chiesa. Per questo motivo noi cappuccini siamo qui, insieme a degli altri religiosi, altre presenze, e anche se la comunità cristiana è molto molto piccola, noi cerchiamo di preservare un po' la presenza cristiana in questi posti che ci ricordano le nostre origini, la Bibbia, i luoghi legati alla storia della salvezza. Ecco. Padre, come vino qui la Virgen Maria con l'Apostolo San Juan? Quanto tempo vivió qui? E che hacía ella qui? Come passava su tempo? Dunque, anzitutto diciamo questo. Nel Vangelo di Giovanni, dalla croce Gesù affida Maria a Giovanni e Giovanni a Maria. Dice alla madre: questo è tuo figlio, e poi a Giovanni: questa è tua madre. E il Vangelo prosegue dicendo che da quel momento Giovanni prese Maria con sé. Quindi questo è un dato molto importante. Poi sappiamo che Giovanni è venuto qui a Efeso, dove è stato scritto il Vangelo di Giovanni, dove c'è stata una comunità giovannea, dove c'è ancora la sua tomba. Un altro dato importante, archeologico, molto significativo, è che a Efeso c'è la prima chiesa dedicata a Maria nel mondo. E nell'antichità una chiesa veniva dedicata a un santo solo dove questo era vissuto, dove era morto, dove c'era la sua tomba. Quindi la presenza della chiesa dedicata a Maria, la presenza di Giovanni, la presenza del concilio di Efeso nel 431 che proclama Maria madre di Dio, tutti questi elementi insieme ci fanno dire con buona probabilità che Maria è venuta qui ad Efeso. Questo è il primo dato. Muy buen dato. Passiamo al secondo dato. Il secondo dato è legato alla casa di Maria qui, Maria Manaevi chiamata. È venuta Maria qui? Questo rimane una risposta, una domanda aperta. Questo luogo, questa casa, è stata trovata grazie alle visioni della Emmerich, Anna Caterina Emmerich, una monaca tedesca vissuta in Germania, che non si è mai spostata dalla Germania, che ha avuto delle visioni mistiche. Lei ha visto in particolare scene della passione di Gesù e poi scene della vita di Maria dopo la morte di Gesù. Ora, tutte queste cose sono state messe per iscritto e sulla base di queste visioni dei sacerdoti francesi alla fine del 1800 hanno trovato questo luogo. E poi hanno trovato che i greci, quindi ortodossi, che vivevano qui, veneravano questo luogo come la casa di Maria. Quindi le tradizioni locali dei greci e le visioni dell'Emmerich si sono incontrate in un certo senso. Questa è una chiesa del XII secolo, ma le fondamenta sono del primo secolo. Quindi potrebbe essere stata la casa di Maria. Certamente questo luogo così nascosto, così appartato, così silenzioso, rispecchia il ruolo di Maria nei Vangeli, che è un ruolo molto appartato, silenzioso, nascosto. Cosa faceva Maria? A me piace pensare che avesse una vita molto semplice, fatta di preghiera, attività normali, una vita semplice come quella che possiamo avere noi, perché Dio si incontra nella vita quotidiana, feriale, e quindi Maria continuava a custodire questo incontro nella sua vita normale e nascosta. Oggi è un luogo molto importante questo qui, perché è un luogo dove vengono i cristiani,
che possono essere cattolici, protestanti o ortodossi. È un luogo dove vengono i musulmani, che venerano Maria, che è l'unica donna che nel Corano è menzionata per nome, che è una donna speciale nel Corano perché è vergine e rimane incinta per l'annunzio dell'angelo, perché c'è tutta una sura, cioè un capitolo del Corano dedicato a lei. Quindi vengono molti musulmani, vengono musulmani sunniti, vengono musulmani sufi dall'Iran, dal Sudafrica, dall'Inghilterra, per pregare qui, per passare delle settimane in preghiera. Quindi è un luogo che da un punto di vista spirituale ha un fascino, un'attrazione molto forte. E io vivo qui da quasi 2 anni. Un'altra cosa che a me colpisce è che tutti i giorni vedo persone che possono essere cristiane o musulmane che entrano nella casa e poi iniziano a piangere. Quindi anche questo è molto interessante. Ora, vamos a otro punto. Sì. Este es más difícil, padre. Vamos a ver. La Virgen María, sí, ¿murió o se durmió? ¿Su muerte o su dormición sucedió aquí o en Jerusalén? ¿Y su asunción a los cielos fue aquí o en Jerusalén? Es un problema muy difícil. He dicho. Voy a decir lo que la Emerich dice sobre este punto. Podemos decir, la Emerich dice que, italiano, María viveva aquí. È stata qui circa 8 anni. Poi ha desiderato tornare a Gerusalemme per vedere i luoghi dove Gesù è vissuto. Mentre Maria si trovava a Gerusalemme, si è ammalata gravemente. In questa situazione le hanno preparato una tomba. Poi Maria è guarita da questa malattia ed è tornata qui. In quel momento a Gerusalemme si diffonde la voce che Maria è morta. La tomba era già pronta e quindi, questo è quello che dice la Emerich, nasce il culto della tomba di Maria a Gerusalemme. Quindi questo è per dire, noi non sappiamo se è stato qui o a Gerusalemme. Questo è ciò che vede la Emerich nelle sue visioni. Poi la dormizione, l'assunzione, la morte, quali parole usare? Dormizio è la parola più opportuna, perché è una morte unica, particolare, che è diversa da tutte le altre, quindi bisogna usare un'altra parola. Secondo la Emerich, Maria, dentro in questo luogo proprio, la Emerich vede l'anima di Maria salire al cielo, poi vede che il suo corpo viene seppellito in una tomba qui dietro, sulla collina, e circa dopo 3 giorni c'è un'esplosione di luce e la tomba rimane vuota. Quindi l'assunzione di Maria anche con il corpo. Noi non sappiamo, la Chiesa Cattolica è molto elegante e delicata su questo punto, dice che Maria viene assunta, cioè entra nel regno di Dio, entra nel cielo con il suo corpo, no? E non sappiamo quello che è avvenuto né come è avvenuto, però crediamo che Maria ha vissuto un'unione talmente forte con Dio che anche il suo corpo, la sua morte è entrato direttamente nella visione di Dio. Ecco, questo è ciò che noi teniamo della Chiesa e confessiamo e annunciamo. Le visioni della Emerich, la Emerich è una beata, quindi hanno una certa importanza, ma il dogma della Chiesa è più importante. Pues el padre Paolo ha venido a respondernos aquí una pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo. Ahora, padre Paolo, yo siento que llueve, usted también. Nos estamos mojando los dos, sí. Debo agradecerle mucho, mucho estas palabras que ha tenido con nosotros. Muchas gracias de nuevo, padre. Dios le guarde. Gracias a usted. Continuamos con más. Ahora entraremos a la casita de la Virgen para que usted conozca, pues es un lugar muy pequeño, para que vea usted lo que allí resguarda para los creyentes este lugar.
encontramos ahora en el interior de esta pequeña iglesia que se edificó en el sitio donde estuvo la casita de la Virgen María, donde ella vivió aquí en la ciudad de Éfeso, junto con el apóstol San Juan. A este lugar acudió en el año 2006 el Papa Benedicto XVI y aquí celebró la Eucaristía. También estuvo aquí Juan Pablo II. Le invito desde este sitio sagrado, visitado por hombres y mujeres de todo el mundo que vienen buscando aquí la protección maternal de la Virgen María, le invito a que conozcamos más de este lugar en la nota que le entregamos enseguida. La casita de la Virgen María es un sitio religioso, cristiano, católico, situado en un parque natural que está cerca de la ciudad antigua de Éfeso, a 7 kilómetros de Selçuk, una ciudad en el distrito de Esmirna, en Turquía, donde la más antigua y general tradición de la Iglesia señala que la Virgen María había vivido aquí los últimos años de su vida tras la persecución de los cristianos en Jerusalén. La Casa de la Virgen es una edificación muy pequeña en forma de letra T. Está conformada por una habitación y una cocina y mantiene su interior muy simple, de una forma que no tiene decoraciones sobresalientes, solo algunas imágenes de la Virgen María y varias velas. Uno de los días más concurridos es el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. Se dice que el manantial que pasa por debajo de la Casa de la Virgen tiene propiedades curativas y muchas personas aseguran de varios milagros que han ocurrido debido a ellas. Este lugar de peregrinación es visitado desde 1896 por peregrinos cristianos de todo el mundo, pero también mantiene una gran importancia y santidad para los musulmanes, pues María es presentada en el Corán como la única mujer que no ha sido tocada por el demonio. En 1950, el dogma de la Asunción de María fue definido en Roma por el Papa Pío XII y lo declara como lugar de peregrinaje. Desde este maravilloso lugar en Éfeso, el sitio donde estuvo la casita de la Virgen María, donde ahora se edificó esta pequeña iglesia hace ya algunos siglos, desde este lugar que ha sido destino de peregrinaje para los papas Paulo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Desde este sitio, la casita de la Virgen en Éfeso, Turquía, que ha implicado para nosotros también al estar haciendo este programa un destino también de peregrinaje y en donde hemos tenido un encuentro con la Virgen, que le aseguro ha sido una experiencia dulce y pacífica. Lo que nos resta por ahora es agradecerle mucho que haya estado con nosotros. Lo hago a nombre de mis compañeros, el equipo de producción de este programa, quienes han trabajado intensamente con un servidor para poder atenderle y acercarle hasta México a través de la pantalla de la televisión estos lugares fascinantes en la antigua Constantinopla, hoy Turquía. Gracias por el favor de su atención. Mil gracias de corazón.